Ciao a tutti, oggi vediamo alcuni comandi più specifici di nostro interesse per quanto riguarda la CLI. Allora, abbiamo detto nella lezione precedente che i principali dispositivi coinvolti dalla CLI sono router che switch. Oggi vediamo alcuni comandi che possiamo impartire su un router per effettuare la sua configurazione. La configurazione specifica del router consiste nel dare un nome al nostro router attraverso la CLI, abilitare le interfacce di rete. Assegnare un indirizzo IP all'interfaccia di rete e dopodiché magari verificare se le interfacce fra di loro comunicano e se il risultato di questi comandi. Allora, abbiamo detto che sui nostri router esiste proprio una scheda che si chiama CLI, Command Line Interface, che ci permette di navigare con un sistema di shell, ci permette di navigare tra diverse shell. Abbiamo visto nella lezione precedente che ci sono tante shell. E ognuna di queste è caratterizzata da una serie di privilegi, di comandi che ci mette a disposizione, quindi un sistema scalare di privilegi. Oggi vedremo anche una nuova shell che è la shell router config router che si abilita attraverso il comando router rip. Questo comando va impartito alla shell config, quindi due comandi, quello per configurare l'interfaccia e il comando router rip derivano sempre dalla shell config, quindi la navigazione tra le shell, come detto nella lezione precedente. Quindi oggi usciamo da tutte, diciamo, partiamo da una situazione neutra, partiamo da una shell con i privilegi minori, quindi con il minor numero di comandi che si possono impartire. Ed andiamo a, come prima operazione da fare sul router, andiamo ad assegnare un router. Questa è una scelta che si determina in fase progettuale. Per esempio, se il router che ho posizionato nella mia area di lavoro è un router del, per esempio, un esercizio primo piano, è un router che è posizionato al primo piano, lo chiamerò router primo piano, oppure posso impostarlo sala router del primo piano, cioè dare un nome al contesto nel quale viene posizionato il router. Per fare questo io abilito sempre con la shell, mi ricordo, punto interrogativo, vedo i comandi, il comando per scalare privilegi è enable, di nuovo punto interrogativo spazio, vedo la lista completa dei comandi presenti in questa shell, sempre il comando per scalare i privilegi e configure terminal configure in quanto mi permette di salire di livello, quindi configure terminal, ecco che entro nella shell router config. Questa parola che troviamo nella shell router non è altro che il nome di default
che viene assegnato al router. Per esempio, vogliamo sostituire questa parola con la parola piano 1. Ecco. Per fare questo, il comando in questione è all'interno della shell config, il comando è hostname. Il comando mi permette di impostare il nome del sistema all'interno della rete e lo voglio chiamare piano 1. Quindi dico hostname piano 1. Ecco che mi accorgo che la mia shell, il nome della mia shell è cambiato e diventa un'informazione più significativa nel momento in cui io vado a configurare diversi router, cioè se io attraverso le CLIO tanti router, posso sapere a quale questa si riferisce. Quindi assegniamo un nome prima di tutto al mio router. Questo mi accorgo che nel mio scheda config alla voce hostname è cambiato il nome assegnato al router. Benissimo. A questo punto vogliamo, per esempio, le due interfacce di rete presenti nel mio router, FastEthernet 00 e 10, assegnare un indirizzo IP. Vediamo come procedere. Facciamo anche un esempio, diciamo, di collegamento di due PC, quindi mettiamo due PC e due switch li colleghiamo al nostro router. Allora, colleghiamo con il cavo dritto, quindi fast Ethernet 01 verso il PC2 e la fast Ethernet, questa è fast Ethernet 00 e 01 verso il PC1. Ok, abbiamo detto che abbiamo lasciato la visualizzazione attiva delle etichette, quindi per i nomi delle interfacce di rete. Vi ricordo che c'è l'opzione su Option Preference Always Show Port Label in Logical Workspace. Abilitando questa opzione sappiamo sempre quali sono i nomi dell'interfaccia nell'area di lavoro in modo da agire sull'interfaccia corretta. Cosa vogliamo fare? Vogliamo prima di tutto abilitare le nostre interfacce e assegnare un indirizzo IP. Supponiamo di dare alla rete verso sinistra, per esempio, creiamo la rete 192.168.0.0, quindi il router avrebbe come interfaccia di rete, come indirizzo IP dell'interfaccia di rete, il valore del gateway, cioè 192.168.0.254. Quindi questo valore, è dell'interfaccia di Ethernet Fast Ethernet 1.0. La maschera di rete slash 24, nessun DNS in quanto questo esempio non lo prevede. Mentre sulla destra andiamo a creare la rete 192.168.1.0, sempre slash 24, e il gateway di questa rete
potrebbe essere GV 192.168.1.254. Se vi ricordate dagli esempi precedenti sul gateway, il gateway era sempre l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete del mio router. Ecco che in questo caso noi andiamo ad effettuare una configurazione da riga di comando di questo indirizzo IP. Quindi come procediamo? Prima di tutto avevamo detto che dobbiamo accendere l'interfaccia. Agiamo prima di tutto sulla LAN a sinistra della Fast Ethernet 1.0, quindi collegata sulla Fast Ethernet 1.0, e attraverso la CLI dalla shell configif abilito l'interfaccia Fast Ethernet 1.0. Ecco che il router ha dato impartito il comando dalla shell config con interface Fast Ethernet 1.0. Sono nella configurazione di questa interfaccia, cioè dall'esempio ero sulla shell config con il comando interface Fast Ethernet 1 slash 0 e invio, sto configurando l'interfaccia Fast Ethernet 1 slash 0. Prima di tutto ci tocca accendere l'interfaccia. Il comando lo abbiamo visto prima, ma lo diciamo, è no shutdown. Tutti i comandi hanno la negazione, cioè con il comando no shutdown significa accendi. Lo shutdown mi accorgo che questa interfaccia si è abilitata, si è accesa. È diventato, diciamo, verde il triangolino che ne indica l'accensione, l'alimentazione dell'interfaccia. Una volta accesa l'interfaccia, possiamo procedere, sempre sono uscito da dal cursore che lampeggia con invio, possiamo procedere all'assegnazione di un indirizzo IP address all'interfaccia stessa. Il comando per assegnare l'indirizzo IP all'interfaccia rimaniamo su configif dell'interfaccia 1/0 e il comando è IP address. Ricordo l'autocompletamento con il tab per vedere soprattutto se il comando c'è nella shell, quello che stiamo noi digitando è corretto, quindi le prime tre lettere e poi il tab da tastiera, e dopodiché il numero dell'indirizzo IP da assegnare all'interfaccia stessa, cioè il nostro gateway, ed era 192.168.0. Punto 254. Questo è il primo parametro. Il secondo parametro è la maschera di rete da assegnare a questa interfaccia. Avevamo detto che era slash 24. Quindi con questo comando viene assegnato un indirizzo IP sul mio router. La cosa importante a questo punto, come vedete, si stanno accumulando una serie di comandi che io impartisco al router per poterlo configurare. Ebbene, quindi, in qualche modo, creare nei vari esercizi una lista dei comandi che io eseguo in modo sequenziale e che mi descrivono le operazioni effettuate sul mio router. Quindi, ricapitolando, io sono arrivato adesso alla configurazione dell'indirizzo IP sull'interfaccia Fast Ethernet 1/0
Però per arrivare a questa configurazione ho dovuto impartire una serie di comandi che nei vari esercizi la scrivo come riepilogo. Quindi i comandi che abbiamo dato sono prima di tutto enable, dopodiché abbiamo assegnato poi abbiamo assegnato un indirizzo, un nome al router, se vi ricordate. Quindi possiamo andare a vedere come abbiamo fatto. Allora, enable, poi configure terminal. Dopodiché, per assegnare un nome al mio host, abbiamo visto prima. Host name piano 1. Sappiamo che il mio router è posizionato al primo piano nel mio esercizio. Dopodiché, sempre da questa interfaccia abbiamo da questa shell abbiamo selezionato l'interfaccia. Quindi con il comando interface abbiamo selezionato l'interfaccia. Poi abbiamo acceso il router, abbiamo acceso l'interfaccia con no shutdown, l'interfaccia selezionata, l'abbiamo accesa e per concludere abbiamo assegnato un indirizzo IP all'interfaccia. Quindi è sempre bene avere una lista, dei comandi impartiti per arrivare a quella configurazione specifica del router, in quanto sarà richiesto nei vari esercizi. Siamo arrivati alla configurazione della LAN A, per esempio, che abbiamo qui a destra. Adesso configuriamo la nostra LAN B. La nostra LAN B vogliamo accendere l'interfaccia fast Ethernet 00 ed assegnare un indirizzo IP. Quindi sempre da shell esco, exit, ok, vado sulla shell config, seleziono l'interfaccia fast Ethernet 00, che è l'interfaccia che attualmente è spenta qui sulla mia destra. Quindi ho selezionato l'interfaccia, la accendo, no shutdown, l'ho accesa, avete visto, è diventato verde, quindi invio, sono in configurazione nell'interfaccia Fast Ethernet 00 e per concludere posso assegnare un indirizzo IP a quell'interfaccia nello stesso modo di prima, IP address 192.168.1.254 il gateway con la subnet mask. A questo punto il router è del tutto configurato in quella configurazione che ci eravamo prefissi. Qui, per concludere la lista dei comandi, quali comandi abbiamo impartito? Abbiamo impartito exit. Abbiamo impartito interface fast Ethernet 00 per selezionare l'interfaccia sulla quale agire. L'abbiamo accesa con no shutdown e abbiamo assegnato un indirizzo IP all'interfaccia stessa.
che questi sono i comandi di configurazione del router piano 1. Dopodiché la configurazione degli host all'interno della rete avverrà nel modo in cui abbiamo sempre fatto, e cioè o attraverso un server DHCP che mi configura gli host e mi assegna un indirizzo IP, o in modo statico vado a configurare i vari PC, i vari host nelle varie reti. Ok, ciao a tutti.